Ciao, io sono Antonio e come ogni settimana nuovo video a tema Wizarding World. Prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7Potter potrete avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti effettuati su Pampling, dove trovate tantissime magliette a tema nerd come quella che indosso in questo caso a tema Harry Potter, ma anche di tantissimi altri fandom e non solo maglie, anche felpe, calzini, cover per il telefono, qualsiasi cosa, il codice 7Potter è utilizzabile tutte le volte che vorrete. Detto questo, ragazzi, direi di ricominciare con la nostra recensione. Finalmente ripartono le recensioni di tutti i vari volumi che sono rimasti arretrati di Harry Potter e Animali Fantastici, i volumi che vanno ad approfondire le nostre saghe. E finalmente vi parlo di questo volume dedicato a Mielandia, libro che per Natale mi è stato regalato dalla mia amica Martinao e ragazzi, naturalmente, qualora non la conosceste, andate subito sul suo canale, anche lei super fan di Harry Potter e Animali Fantastici. In questo volume dedicato, come si evince dal titolo, a Mielandia, andiamo a trovare tutti i vari dolci e prodotti che sono stati realizzati dai pasticceri più famosi del Wizarding World. Si tratta di un libro cartonato, edito da Magazzini Salani, che ha una particolarità. Oltre che a raccontarci di tutti i dolciumi realizzati dai pasticceri più famosi del Wizarding World, appunto da Mielandia, si può anche grattare e odorare ogni pagina di questo volume, perché nella pagina, ad esempio, dedicata alle cioccorane, si andrà a grattare un tondello e quel tondello dovrebbe odorare di cioccolata. Io sinceramente non ho ancora avuto neanche il tempo di provarlo, neanche il tempo di odorarlo, e quindi ho approfittato di questo video per aspettare e per farlo assieme a voi. Io credo che ce ne siano davvero tanti da odorare e quindi sicuramente ad un certo punto mi verrà anche la nausea. Ma direi che dovrò comunque sacrificarmi per il bene dell'intrattenimento e del tubo, quindi ragazzi, cominciamo subito. Andiamo ad aprire il nostro volume, che comunque è riccamente illustrato e molto molto bello, non costa neanche tanto, il prezzo di copertina è di 12 euro, ma lo trovate su Amazon a circa 10 euro scontato, quindi io assolutamente ve lo consiglio anche semplicemente per averlo in collezione. Ma cominciamo a sfogliare il nostro volume, ecco qui, ed ecco che ragazzi è già salita una puzza mista di mille cose che sinceramente temo di andare ad odorare. Ecco qui immancabili le nostre gelatine tutti i gusti più una. Questa qui al gusto vomito presenta un tondello e questo tondello con la freccia va grattato. Quindi gelatina, gusto, vomito, la prima cosa che andremo ad odorare. Andiamo a grattare e vediamo di cosa sa. Puzza, davvero tanta tanta puzza. Qui ne troviamo un'altra vicino Ron Weasley. In questo caso non c'è scritto il gusto, ma semplicemente gratta e gusta. Quindi grattiamo questa grigia, spero sia migliore di quella al vomito, e vediamo. Orribile ragazzi, anche questo orribile puzza di zenzero che io odio a morte, ma con un retro odore, retrogusto, non so se si possa dire, di muffa, di stanza chiusa da decenni che viene aperta e si viene investiti da quel fetore di muffa e di chiuso. Io spero di aver reso un po' l'idea. Ma andiamo avanti. Oh, finalmente qualcosa che sicuramente sarà più buono. Troviamo la cioccorana da grattare. Quindi andiamo a grattare questo cerchietto e odoriamo. Ok, in questo caso andiamo già un po' meglio. L'odore di cacao si sente. Si sente anche che è artificiale, però rende l'idea. Rende l'idea di cioccolato. Non è invitante, non lo leccherei, però vabbè, ci sta. Cioccolato, diciamo, promosso. Qui adesso abbiamo il carrello dei dolci e abbiamo da grattare queste che sono le bacchette magiche alla liquirizia. Quindi grattiamo la liquirizia e odoriamo. Anche queste buone. Hanno un profumo dolce, speziato, non profumano proprio di liquirizia, però è buono. Un odore piacevole, almeno non fanno puzza di piedi.
Poi abbiamo le gomme bolle bollenti, anche queste famose nella saga, sono menzionate diverse volte, quindi grattiamo la bolla bollente. Questa fa il tipico odore di Big Bubble, davvero è molto molto simile, non uguale ma molto molto simile. Ok, questa è piacevole, questa la snifferei tutto il pomeriggio. Andiamo avanti e troviamo le api frizzole. Anche qui dobbiamo grattare il popò dell'ape, quindi grattiamo e odoriamo. Se proprio dovessi dire qualcosa, direi una sorta di borotalco, però non rende proprio l'idea al 100%. Qui abbiamo invece delle zucche da grattare, quindi grattiamo la zucca. Ok, questo sa di profumo della nonna, questo proprio fa il tipico odore di anziana, di donna anziana improfumata. Sì, assolutamente, odore di nonna. Poi abbiamo i pallini acidi dei gemelli Weasley, quindi dobbiamo andare a grattare qui questo tondello e vediamo il risultato. Anche questo sa di limone molto artificiale, devo dire che la metà di queste cose fanno odore di limone o comunque un tipo di limone più o meno acido dell'altro, questo proprio di detersivo per piatti, quindi assolutamente no. E poi abbiamo le infocate piperille nere, ma queste mi sa che non sono da grattare, no, sì, invece sì. Qui abbiamo da grattare l'omino e vediamo queste piperille nere di cosa odorano. Ok, questa fa odore di liquirizia, però di liquirizia e pepe, sembra una cosa mista. Ragazzi, se anche voi avete questi libri, fatemi sapere nei commenti se corrisponde la mia sensazione con la vostra, fatemi sapere voi cosa andate a ritrovare in questi profumi, in questi odori, se sono io strano o se sono tutti molto strani questi profumi, questi finti odori di dolcetto. Ma qui abbiamo ancora liquirizia, le bacchette di liquirizia di Silente, quindi vediamo queste che odore hanno. Queste sì, queste hanno un leggero odore di liquirizia, quindi sì, promosse, senza infamia e senza lode. Poi abbiamo il sorbetto al limone, le caramelle di sorbetto al limone, quindi grattiamo anche queste e odoriamole. Vi dirò ragazzi, questo è il limone più limone che è contenuto in questo libro. Questo davvero è un limone giusto, non è troppo forte, non è troppo acido, fa un buon profumo di limone. Quindi queste le mangerei, devo dire che queste qua sorbetto limone le mangerei. Poi cosa abbiamo? Qui abbiamo lecca lecca gusto sangue, ma non sono da odorare. E poi qui invece abbiamo da odorare le piume di zucchero. Queste le ho viste in vendita anche al Warner Bros. Studio Tour, se non ricordo male. Ma vediamo, grattiamo questa piuma e speriamo faccia odore di zucchero. Questo ragazzi è davvero davvero buono, questo mi ricorda tantissimo la mia infanzia, le caramelle vendute durante le feste per strada, ha davvero un buon odore di dolce, un buon odore di zucchero filato, buone, queste davvero buone, stiamo migliorando, sulla fine del libro andiamo a migliorare. Qui poi abbiamo le lumache gelatinose, queste le ho mangiate, queste le ho anche recensite in uno dei vecchi video e sono ancora in vendita ed erano buone, è una gelatina che appena messa in bocca si scioglie completamente e lascia un buonissimo gusto di frutta, spero quindi che questa sia alla frutta. Sì, infatti questa tantissimo odore di ciliegia. Fin troppo, però buona. Questa qui buona, la mangerei anche, quindi tutti promossi in questa ultima parte. E poi abbiamo il gelato che non si scioglie, quindi vediamo l'odore di gelato, come è stato riprodotto. No, questo fa davvero cagare, proprio brutto. È molto leggero, ma davvero fastidioso. Qui invece abbiamo gli scarafaggi a grappolo e credo un'altra cioccorana, quindi scarafaggio a grappolo e cioccorana. Grattiamo entrambe così le proviamo entrambe. Scarafaggio, odore di menta e liquirizia, mentre la rana, odore di menta fortissimo. Queste sono proprio davvero brutte, tipo cioccolato alla menta, che io odio e non mi piace per niente.
E siamo giunti alla fine del libro, peccato perché mi è rimasto questo odore di cioccolato alla menta che proprio non mi piace. Beh, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me, tralasciando la cosa di dover andare a odorare le pagine, devo dire che comunque è molto molto carino, presente del testo, vengono raccontati brevemente tutti i vari dolci presenti nella saga. Abbiamo anche davvero una bella grafica, mi piace tantissimo la copertina, anche il dettaglio non trascurabile del nome Mielandia che è stato tradotto in italiano all'interno del logo, quindi punto in più per Salami. La copertina rigida, altro punto in più. Prezzo molto basso, anche questo altro punto a favore di questa edizione, quindi assolutamente mi sento di consigliarvela. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se lo prenderete, se eravate in dubbio, se vi ho convinto. Naturalmente trovate il link sotto in info box. E ragazzi, io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità e fatemi sapere nei commenti quale dei prossimi volumi che non ho ancora recensito vi piacerebbe vedere qui sul canale. Mi raccomando, nelle schede e sul canale trovate tutte le recensioni e i volumi precedenti e ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram. Mi trovate con antonio.seria. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!